alla rivista delle Nazioni, a Maria Carla Menaglia, a tutti voi qui, ai bellissimi bambini che stanno facendo questa meravigliosa recita, il sentimento di tutti noi e anche dell'amministrazione comunale è quella di dare quel significato simbolico alle festività natalizie. Ed è per questo che per la prima volta quest'anno verrà posto un presepe anche nella piazza del Campidoglio, quindi sarà inaugurato questo presepe proprio quale simbolo di quel ponte che collega il Campidoglio con la Chiesa, con il Vaticano, affinché questa sia una festività in cui veramente si riscopra il significato meraviglioso, conciliante delle nostre importanti festività natalizie. Grazie a voi e complimenti veramente per questa splendida iniziativa. Grazie. Io vorrei dire bravissimi a questi cari bambini che ci hanno fatto rivivere l'atmosfera di Natale un mese prima. Cari bambini, voi siete stati proprio nell'atmosfera perché avete rivestito gli abiti. Pensiamo a Gesù bambino che è lì vivo, pensiamo alla Madonna, a Giuseppe, ai magi, agli angioletti, alle stelle, alla luna. È tutta una meraviglia che è apparsa ai nostri occhi e che ci ha commossi. Ho visto tanti occhi lucidi ad ammirare questa scena, perché il Natale per noi è la realtà più grande, è Dio che si fa uomo per noi. E la fantasia popolare l'ha rivestita di tutte le musiche, di tutte, pensiamo alle pastorali di Bach, dei grandi artisti, pensiamo a queste musiche che abbiamo anche sentito stamattina, tutto il genere umano ha rivissuto nella sua possibilità di musica, di parola, di canto, di luci, di vestiti, di scenari. Ha vissuto questa realtà grande di Dio che è venuto in mezzo a noi. Quindi io non ho parole per dirvi grazie, anzitutto perché mi fate rivivere la mia infanzia. La mamma mi ha insegnato ad amare il presepe. La prima cosa che ho capito in questa vita è che Gesù è nato e mamma si faceva vedere il pastore. Avevamo delle piccole statue molto molto modeste, però cioè, mamma ci metteva una piuma di gallina e diceva quello è Gilindo, il pastore che porta il cappone a Gesù. E poi questo presepe io l'ho portato nel cuore sempre, tutta la vita. Devo dire anche che la mia vocazione a essere sacerdote è nata guardando il presepe. E poi il Santo Padre Giovanni Paolo II mi mandò nunzio in Cecoslovacchia e poi in Repubblica Ceca quando ci fu la divisione. E ho trovato una nazione che nonostante le devastazioni spirituali avvenute dal regime che ha regnato per 40 anni, ha conservato un'enorme devozione, un enorme amore in tutte le forme che vi ho detto al presepe. Anzi, c'è un paese che si chiama Chest, è una lingua molto difficile, Chest, che non fa che presepe. Tutti gli abitanti sono impegnati e li vendono ovviamente, vivono di quello. Io ho un magnifico presepe di questo paesino di legno scolpito e dorato, che è una meraviglia. Poi ho il presepe della Slovacchia, che è fatto con le foglie di grano turco seccate. Ho il presepe dell'Alto Adige, anche quello in legno scolpito.
per dirvi che l'amore del presepio mi ha accompagnato in tutta la vita, e là, direi in Repubblica Ceca, ho trovato veramente una corrispondenza di amore che avevo nel mio cuore. Non faccio altro che ripetere il mio grazie per essere stato invitato a questa stupenda mattinata.